Senti, no, volevo tornare a Bellocchio perché appunto lì il percorso è veramente molto ricco. Quando un regista come Bellocchio viene da te con un progetto di quelle ambizioni, di quello spessore, ti dai il lavoro, come dire, già finito, c'è una sceneggiatura pronta, c'è la collaborazione inizia prima, viceversa, alcune cose vengono magari, non dico riscritte, ma adattate, modellate, uscite su misura, o magari anche suggerite da te? Beh, con Bellocchio è tutto un po' particolare. Con Bellocchio io ero stato già, come dire, contattato per fare altre cose, però non mi aveva preso. Quando mi ha offerto Moro, come si fa a dire di no a un personaggio così, anche se nella sceneggiatura c'era molto meno che nel film. Però dico, questo pezzo, cioè? C'era di meno, adesso non mi ricordo. Cioè c'erano più brigadisti, insomma. La sua presenza era più, come dire, di sfondo, era meno presente, era una presenza meno presente, anche se chiaro che era importante, e quindi io l'ho accettato senz'altro. E poi devo dire, a mia lode, che è aumentata durante la lavorazione la mia presenza, proprio perché evidentemente Bellocchio ha visto in me qualcosa che mi andava bene. Ma poi con Bellocchio io praticamente ho preso l'abitudine di accettare qualunque cosa lui mi offrisse, sempre magari dicendogli guarda l'accetto perché me lo chiedi tu, insomma, tanto perché fosse chiaro che insomma mi piacerebbe anche fare. Ma con lui sì, tanto più che vale veramente la pena. Non con altri, io il mio criterio di scelta, sia in teatro che in cinema, è la parte. Se la parte mi piace, l'accetto. Se non mi piace, fosse pure un protagonista, non l'accetto. E in teatro, in particolare, l'accetto solo se è un protagonista. Insomma, il teatro è un po' troppo tempo che lo faccio. Mentre in cinema mi sento meno padrone del campo, scherzo, non è una bella espressione, e quindi se mi piace la parte l'accetto anche se è una parte piccola. Beh, come diceva Orson Welles, no? Non conta quanto tempo sta in scena, ma quanto tempo ti aspetta. Ecco, giusto. Infatti, quando non ci sono la gente non fa che aspettare. Senti, ma adesso non voglio esagerare, probabilmente certamente, come dire, l'idea, quel finale controfattuale, cui contro ogni evidenza purtroppo della storia, Moro si scopre libero, esce, fa quella passeggiata meravigliosa che è il cuore del film, quello c'era già fin dalla prima stesura. Sì, no? sì, quella c'era già ed è stato un colpo d'ala, vero, di Bellocchio straordinario, che poi ha acquistato un sacco di significati, insomma, non certo solo quello di essere un sogno della brigatista, è un sogno forse di tutti, talmente più straziante proprio se qualcuno l'ha sperato e immaginato. E io l'ho fatta, evidentemente l'ho fatta bene, perché la scena è veramente toccante, insomma. Senti, poi con Bellocchio ha lavorato molte altre volte, anche in parti appunto magari meno preponderanti, non necessariamente da protagonista, bella addormentata, nell'ultimo fai dei sogni. Sogni,